Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora, professore, lei come legge queste parole? Sono parole di chi sta dicendo la Costituzione è una bussola così importante che il cambiarla rischia di creare disorientamento nel vivere comune, oppure no, si può immaginare anche un cambiamento della Carta Costituzionale? E si può immaginare un cambiamento della Carta Costituzionale, tant'è vero che la Carta Costituzionale stessa prevede una particolare procedura per cambiare alcune disposizioni della Carta. Quindi non ci sono nella Costituzione italiana, non vi sono in generale articoli che hanno il valore dell'eternità, è un'espressione che adoperano in Germania per alcune disposizioni della Costituzione. In realtà ce n'è una espressa, che è quella riguardante la forma repubblicana, cioè l'impossibilità di ritornare alla monarchia. Certamente è possibile cambiare la Costituzione. Mi consente di fare anche per un momento l'esegeta del pensiero della nostra Presidente del Consiglio? Sì. Meloni, nel discorso che ha fatto, ha detto le seguenti cose. Primo, abbiamo dei governi altamente instabili. E come le si può dare torto, dato che abbiamo avuto 68 governi in 75 anni? Poi, secondo, ha detto, dobbiamo assicurare una maggiore stabilità al governo, visto che la Germania ha avuto un terzo dei governi che ha avuto l'Italia nello stesso periodo di tempo, e ha detto, vi sono molte formule diverse, addirittura ha aggiunto, ce ne possiamo inventare qualcuna di nuova, va bene? E poi ha aggiunto che la formula del semipresidenzialismo, lei l'ha, ne ha accennato per il solo fatto che l'opposizione si era detto favorevole a una formula semipresidenziale. Quindi qui bisogna non discutere delle cose astratte, ma delle cose concrete. Il problema è, vogliamo dei governi pochino più stabili, più duraturi? Ci aiuti lei a capire, professore, quale può essere la formula più indicata per il nostro sistema istituzionale? Perché si parla di semipresidenzialismo alla francese, ma c'è chi, per esempio, tra le forze di opposizione più dialoganti con la maggioranza, che invece preferiscono l'elezione del sindaco d'Italia. In buona sostanza, deve essere eletto dal popolo, è meglio che sia eletto dal popolo, il Presidente della Repubblica o il Presidente del Consiglio dei ministri? Senta, se mi fa male un braccio, di solito il medico mi cura il braccio e non la gamba, no? Allora, se i governi sono instabili e non il Presidente del Consiglio della Repubblica, scusi, che dobbiamo curare? Certo. Il governo. Allora, la prima cosa è dare stabilità al governo, no? Certo. Ecco, allora, quindi non tanto l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, ma quanto la possibilità di consentire al governo di avere una durata. Allora, la Costituzione dice che i giudici durano in carica fino all'età del pensionamento a 70 anni, che i giudici della Corte Costituzionale durano in carica 9 anni, che il Presidente della Repubblica dura 7 anni, che il Parlamento dura 5 anni, però la nostra Costituzione non dice nulla sulla durata dei governi. Allora, basta identificare un modo per fare quello che è stato fatto in Germania, per esempio col cancellierato, per rassodare la posizione del Presidente del Consiglio dei Ministri in modo tale che questo abbia una durata garantita una volta che sia stato scelto dal Parlamento e che possa eventualmente essere smentito o revocato soltanto con una sfiducia costruttiva. Questo chiarissimo. È una delle tante forme con cui si professore, può stabilizzare il governo. Mi spiega perché molti suoi colleghi, tutte le volte che si accenna alla possibilità di riformare in senso presidenzialista la nostra Costituzione,
evocano lo spettro della svolta autoritaria, dell'autocrazia. Lo fa oggi Gaetano Azzariti. C'è davvero questo rischio sotteso ad una riforma che dia più potere, più centralità al ruolo dell'esecutivo e al suo, e alla sua guida? Ma noi siamo tutti preoccupati, tutti gli ordinamenti democratici sono preoccupati di un eccesso di concentrazione di poteri in una mano e nel fatto che questo eccesso di concentrazione possa portare a forme di governo autoritario. Basta prevedere degli strumenti idonei per evitare che questo accada. Questo è, diciamo, non negare il problema, ma cercare delle soluzioni al problema. Tanto più che in Italia abbiamo avuto un'esperienza di 20 anni di governo Mussolini e quindi di una forte personalizzazione e di una deriva autoritaria del nostro paese. Per evitare questo, tutti gli strumenti, tutte le democrazie vengono sperimentati delle forme di contropoteri, certo, cosiddetti checks and balances, stabilendo dei limiti all'esercizio del potere di particolari soggetti, quindi ribilanciando il potere che verrebbe ad acquisire il Presidente del Consiglio in modo tale che non se ne possa abusare. Professore, la devo